Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati su un nuovo episodio di ShopKeep. Ragazzi, c'è stato, o meglio, ci sono stati un paio di aggiornamenti, alcuni dei quali anche piuttosto importanti, nel senso che abbiamo aggiunto le skin. Guardate che bella skin che ho, guarda che figa di maglietta. Tug Life, grandissimo, ShopKeep Tug Life, guarda che bello, ho messo anche gli occhialini, sono proprio un figo. Oltre al fatto di poter cambiare le armi, adesso io ho la scelta di d'oro, perché ovviamente me la voglio tirare, cazzo, sono il miglior negozio della città e voglio potermela tirare. Purtroppo cos'è successo però? Che con questo aggiornamento il negozio è stato salvato, il livello del personaggio e il personaggio no, quindi ho dovuto rigiocare di nuovo tutto il gioco fino ad arrivare all'ottavo livello, fino a sbloccare le mie benedette abilità che avevamo sbloccato la volta scorsa. Devo averne sbloccata anche una forse in più, perché ho sbloccato il portale, ho sbloccato i maghi, però ho sbloccato anche questa. Praticamente ci sono meno ladri, c'è cioè una minore probabilità, insomma, che ci siano dei ladri. Mamma, i ladri che nervoso che mi danno. E ho sbloccato ovviamente gli scaffali e i tavoli, eccetera. Quindi tutto quello che potevo, che avevamo anche la volta scorsa. Adesso dovremo giocare ancora un po' per sbloccare tutto il resto. In più, visto che hanno ampliato il tutorial e hanno messo anche il tasto 5 per poter guardare gli oggetti in tutto il loro splendore, insieme ai bug anche, in realtà. Perché alcuni di questi oggetti sono veramente molto carini, comunque. Adesso non quelli che ho in mano, magari, ma ce ne sono sicuramente alcuni, insomma, che vale la pena di vedere. Andiamo... Dov'è la bottola? Eccola, andiamo al negozio. Allora, guarda che bello il nostro portale. Ecco, ok, dimenticavo che non si può saltare in questo gioco, io lo dimentico sempre. E abbiamo qua... Stiamo andando avanti, tra l'altro, con la nostra quest, perché adesso che abbiamo sbloccato i maghi, abbiamo venduto 3 pozioni di mana. E, ragazzi, ero arrivato nella partita precedente ad aver venduto tipo 200 e passa pozioni di vita, ma comunque... Adesso volevo fare un piccolo ordine prima di partire, perché... Abbiamo delle bacchette, ne abbiamo venduta una, perché ne avevo 3. Avevamo dei guanti da mago. Allora, io vorrei prendere 5 di queste. 5 di queste. Cosa facciamo? Ci prendiamo. Giusto per... Questa armatura già ce l'abbiamo. Gli stivali ne prendo un paio. Bacchetta me ne prendo una. E ok. Adesso apriamo. E siamo a che giornata adesso? 16ª giornata. Guardate, hanno messo anche le stagioni. È autunno. È bellissimo. E piove sempre d'autunno. È arrivato il nostro ordine. Oh, allora abbiamo le pozioncine di mana. Dove sono? Pozioni di mana. Eccole. È bello vedere tutto un armadio pieno di mana e un armadio pieno di pozioni di vita. Fa venire voglia di ritornare a giocare a Diablo, non lo so. Ma tu, entra! Subito! Ti spacco la testa, sai! Ti spacco! Mi è passato attraverso. Oddio, un'esperienza molto strana. Guardate quanti soldi abbiamo, ragazzi. Adesso abbiamo anche i soldi per poter ampliare il negozio, sapete? Mi sa che a fine giornata... Inizieremo. Quindi ho venduto un'altra pozione. Siamo a 4 su 10. Avanti, ragazzi. Venite a comprare le vostre pozioni di mana dal vostro Mr. Delric, il vostro negozio preferito. Grazie. Torni a trovarci molto presto. Abbiamo la stessa pettinatura. Vai da Giorgio, il parrucchiere. Anche a lei abbia una buona giornata, mi raccomando. Aspetta che mi tengo pronto. Ah, tra l'altro hanno aggiunto anche lo zozzo, vedete, adesso si vede lo sporco. Sta gente che va calpestando merde fuori di qua, fanno proprio a gare, poi venire a camminare e correre nel mio negozio, spalmandomi merda ovunque. Io intimorisco i clienti, Compra! Compra! Ah! No. Passaggio a livello.
ci hai provato, brutta vacca. Cosa hai fregato tu? Stronzo. La mia armatura qua hai fregato. Come vedete, i ladri sono sempre all'ordine del giorno, però. Calpestiamo questi morti! I ladri proprio non meritano pietà neanche nella morte, dopo la morte, in realtà. Aspetta che spaziamo qua, che schifo. Guardate cosa avete lasciato in giro. Siete delle brutte persone. E basta sbattermi in giro gli oggetti! Che cosa fastidiosa. Aiaiaia, qua ci stanno provando di nuovo. Dammi la mia pozione di mana. Vedi che cercano di fotterti di tutto. Bastardi. Ah, di pozioni però ne ho, però me ne serviranno presto ancora. Ok, è arrivato. Cazzo, quello mi ha fottuto. E sono riuscito a prenderlo! Stronzo. Guarda te. Sono anche riuscito a prenderlo. Ma guarda quanti ce ne sono! Cioè, non riesco neanche più a spazzarli via ormai. State fermi! Mamma mia, continuano ad esserci sempre più persone. Io non riesco a starci dietro. Grazie, grazie. Mi ha appena detto che sono il migliore. Cosa? What the fuck? Cosa hai lanciato in giro? La mia bacchetta. Ma come si permette? Mettiamo un po' di questi guanti. Qua ci sono dei guanti normali. Oh, caspita, qua è da riparare. Questo scaffale è stato usato più non posso. Abbiamo venduto un bel po', eh. Oh, abbiamo qua il monnezzaio che è pieno. Ho visto qualcosa, ho visto qualcosa. Mamma mia, la spada di sto cazzo. Cos'è questa spada? Si venderà per 552. Molto bene. Molto molto bene. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Che cazzo fai, mamma mia. Perché vuoi fare queste figure di merda? Ma me lo fai raccogliere, per favore, grazie. Vabbè, scusate il brutto spettacolo, ma cosa volete? Sono ragazzi, ci provano, Mamma mia, questa spada è spacconissima. Allora, vediamo un pochino, la mettiamo in cassetta di sicurezza. Ok, è finita la giornata, è andata bene, direi. Siamo a 12.000, ragazzi. Siamo a 12.000 e adesso io posso comprare delle cose. Anzi, sapete che faccio prima? Prima recuperiamo tutte queste cose qui. E adesso andiamo in modalità vendita. Vendiamo queste. Allora, adesso ci facciamo un po' di mobili in più. E li metteremo qua. Uno qui e uno qui. Potrei fare questo bancone. A questa distanza deve essere messo. Che due palle. Ok. Bene, così è dritto. Allora, i guanti invece li posso mettere tranquillamente sull'armadio. Ok, allora qua facciamo così.
Ce ne avrei ancora da poter mettere, quindi li mettiamo. Va bene. L'armatura la posizioniamo qua. Questi siamo a posto. Ok, stivali a non finire. Spada, scudo. Questo lo potrei vendere a questo punto. Oddio, ma ci sono delle cose di cui non conosco la provenienza. Ecco, lo potrei sostituire a questo volendo. Dunque, dove sei? Ok. Allora, facciamo così. Beh, questa la posso mettere comunque qua al centro. In questo modo. Al doppio lato questa, e vi faccio vedere perché. Posso prendere le spade e metterla una da un lato e l'altra dall'altro. Mi regge due armi, fondamentalmente. Però abbiamo un bel po' di soldini. E sapete che io quasi quasi... Beccio! Mamma mia! Questa cosa è geniale. Ma posso ingrandire ancora? Sì, mi costa la vita. Mi costa la vita. Adesso sì che tener d'occhio tutto sarà un problema. Allora, spostiamo. Spostiamo le cose. No, non l'ho sbloccato, ma stiamo scherzando. Aspetta, allora. No, questa cosa non me la ricordavo. Di doverla sbloccare. Forse è qua. Anzi no, sicuramente è qua. Abbiamo 40. Fammi vedere un pochino come possiamo investire questi 40 punti che abbiamo. Questo non è male. Questo è ancora meglio forse, che potrebbe fare... I customer potrebbero fare due acquisti. Allora ci prendiamo questo, che così guadagniamo un pochino di più intanto. E visto che abbiamo 25, prendiamo anche questo. Ma sì, crepi l'avarizia. Adesso dovremmo avere soldi sufficienti. Cioè, abbiamo l'abilità adesso per acquistarla questa. E quindi la prendiamo senza frapporre indugi. Guardate che schifo, non si riesce a mettere. Mamma che bello, abbiamo un negozio enorme adesso, eh. Cioè... Dovrei gestirlo tutto, sarà un cazzo di bordello fra un po', eh. Comunque, va bene. Andiamo alla carica. Guanti. E pozione. Avete visto che ha fatto la doppia vendita grazie all'abilità che abbiamo preso prima? In questo modo facciamo molti più soldi. Per ogni singolo acquirente, ovviamente, poi dobbiamo rimpolpare molto di più, questo è ovvio. Dai, spendi. Brutto stronzo che mi rutta anche addosso. Cosa eri tu, un mago bastardo che mi hai fottuto i guantini da mago? Sto stronzo. Il mago ruttone. Brava, calpestalo. Sto stronzo non si merita niente. Si è presa un'armatura. Un'armatura e degli stivali. Bastardo. Villano! Che mi fa correre per tutta la città sto stronzo. Che palle! Ma perché ci sono giorni in cui non ce n'è neanche uno? Di ladri, no, neanche uno, no, è impossibile. Però ci sono giornate in cui ce ne sono pochi. Chi ha ruttato? Lo stronzo là? Bastardo, l'ho mancato. Guarda quanti morti sto facendo. Sì, devo lavorare un po' di più per il discorso ladri, perché sono veramente fastidiosi. Mamma mia.
Ok, sto ordinando a caso ormai. Avete visto quanto sto guadagnando, ragazzi? Oh, questo ha ruttato e muore allora. Perché è chiaro che il rutto è un chiarissimo esempio di persona che ti frega qualcosa, eh. Chi ha ruttato? Il figlio di puttana là in fondo. Mamma mia, dopo li contiamo i ladri. I cadaveri dei ladri, perché molti li ho anche già spazzati via. Oh, finita la giornata, meno male, non ne potevo più. Stavo impazzendo. Vediamo quanti... No, fammi uscire. Cazzo, è pieno di cadaveri lì fuori. Li stiamo lasciando lì, eh. Vabbè. E allora, vediamo un pochino le skill. 150 devo raggiungere. Questo, per esempio, mi piacerebbe molto. Va bene, raggiungiamo i 150. Bene, ragazzi, siamo a posto, ormai abbiamo aperto una nuova ala di qua. Adesso, col prossimo video andiamo a mettere più mobili, andiamo a mettere più roba. Sarà tutto molto più difficile da gestire, eh? Per cui dobbiamo puntare ai 150 punti. Ai 150 punti skill. Ne abbiamo solo 50, quindi ce ne servono altri 100. Perché voglio prendere, questa cosa qua per i ladri, perché sarà troppo utile. Eliminiamo un po' il problema dei ladri, per favore. Cos'è questa cosa? Ah, l'ordine in cui ho le cose in mano. Carino, bello. Hanno fatto diversi aggiornamenti, sono contento. Per cui ragazzi, come sempre, un bel pollicino in su, supportatemi, commentate, mi raccomando ragazzi, io vi ricordo sempre la pagina di Facebook e anche il sito di Kinguin per acquistare le key dei vostri giochi preferiti, come anche questo in realtà. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video, state in campana, alla prossima. Ciao ciao!